Hai deciso, vuoi aprire partita IVA, ma quanto ti costerà aprirla? Se già mi conosci, bentornato, bentornata sul mio canale. Se è la prima volta che vedi un mio video, io sono Giulia, sono una commercialista e su questo canale ti do informazioni e strumenti per gestire la tua partita IVA. Per non perderti i prossimi video, iscriviti subito al canale e clicca sulla campanella. Nell'ultimo video ti ho spiegato quando è obbligatorio aprire partita IVA, soprattutto se vuoi vendere online. Se non l'hai ancora visto, qua sopra ti lascio il link per recuperarlo e oggi invece parliamo di quanto costa aprire la partita IVA. Innanzitutto ti faccio una precisazione importante. In molti casi le spese più grosse non sono né quelle di apertura della partita IVA né quelle delle tasse e dei contributi che saranno da pagare dopo, ma sono invece tutte quelle collegate alle varie cose che ti servono per mandare avanti la tua attività. Quindi spese promozionali, materiali, spazi da affittare, spese di formazione, eccetera. Se non conosci bene le spese che dovrai sostenere, quindi, devi partire proprio da qua. Fai una lista di tutto quello che ti servirà per la tua attività, cose da acquistare, fornitori da pagare, servizi online, eccetera, e indica il costo per ciascuno dei punti della lista. Una volta fatta questa lista, potrai scegliere il regime fiscale giusto per la tua attività e capire quanto dovrai pagare di imposte e di contributi. Oggi invece parliamo dei costi per l'apertura vera e propria della partita IVA. Il costo dell'apertura non è sempre lo stesso, ma dipende principalmente da due fattori. Il o la commercialista che scegli per farti aiutare, se decidi di non fare tutte le pratiche in autonomia, e il tipo di attività che vuoi iniziare. A seconda del tipo di attività che vuoi fare, infatti, bisognerà presentare pratiche diverse a enti diversi. Alcune di queste pratiche sono gratuite e altre invece prevedono dei costi. L'apertura della partita IVA in senso stretto è una pratica di per sé gratuita e che puoi fare anche direttamente con l'Agenzia delle Entrate, che ti rilascerà appunto il numero di partita IVA. Se vuoi iniziare un'attività di impresa, quindi commerciale o artigianale, non basta la partita IVA, ma devi anche iscriverti al registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio della tua provincia. Per farlo devi presentare una pratica telematica tramite un canale che si chiama Comunica e sostenere un costo di circa 90 euro. Inoltre, per iscriverti in Camera di Commercio devi anche avere un indirizzo email PEC e una firma digitale attraverso una chiavetta USB apposita oppure un servizio di firma remota. L'iscrizione alla gestione INPS corretta per la tua attività la puoi fare nel caso della gestione separata INPS, ovvero quella dei liberi e delle libere professioniste, direttamente dal sito dell'INPS accedendo con il tuo SPID. Invece per l'iscrizione alle gestioni INPS di artigiani e commercianti, l'iscrizione avviene contestualmente all'iscrizione in Camera di Commercio, quindi sarà tutto all'interno della stessa pratica. Per le attività artigianali è obbligatorio anche iscriversi all'INAIL. E puoi farlo o direttamente dal sito dell'INAIL, gratuitamente, oppure contestualmente all'iscrizione al registro delle imprese, sempre tramite il portale Comunica. Per alcune tipologie di attività, come ad esempio le attività di commercio, bar e ristoranti, le attività di estetista, è obbligatorio anche inviare al comune in cui si svolgerà l'attività una pratica che si chiama SCIA. Il costo di questa pratica dipende dal tariffario che è stato deliberato dal comune di riferimento. Puoi verificare come presentare la SCIA e quanto costa contattando direttamente il SUAP, ovvero lo sportello unico attività produttive del tuo comune, oppure cercando il comune sul portale Imprese in un giorno. Per alcune attività sono poi richieste delle pratiche ulteriori o particolari. Ad esempio, per tutte le attività che riguardano gli alimenti è obbligatorio fare una segnalazione anche all'ATS di riferimento, che potrebbe aver deliberato a sua volta dei diritti da pagare, oppure ancora per la vendita di alcolici bisogna richiedere la licenza all'Agenzia delle Dogane. Se decidi di fare tutto in autonomia, verifica bene tutte le pratiche che devi presentare, con quali modalità le devi presentare, quindi con quali portali, quali credenziali, quali sono i costi, quali documenti devi allegare e quali sono i termini di presentazione, perché a volte le pratiche andranno inviate prima di iniziare con la tua attività e altre volte invece potranno essere inviate successivamente. Ci sono attività come quelle professionali che sono abbastanza semplici da avviare perché richiedono poche pratiche, altre invece hanno bisogno di una procedura abbastanza complessa e quindi metti in conto che potresti dover investire parecchio tempo per capire tutti i passaggi che devi fare.
Se invece decidi di farti aiutare per la presentazione di tutte queste pratiche, il costo aggiuntivo che dovrai sostenere dipende naturalmente dal commercialista o la commercialista che sceglierai e anche dal tipo di attività che vuoi iniziare, perché generalmente per pratiche più complesse sono richiesti compensi un po' più elevati. Spero che questo video ti sia stato utile, ti ringrazio di avermi seguito fino a qui. Se hai delle domande sull'apertura della partita IVA e sui costi, naturalmente fammele qui sotto nei commenti. Io ti ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!